L'audiovisivo non sembra stancarsi mai di nuovi punti di vista su una stessa storia, soprattutto se questa parte da un libro e può trovare così una nuova ragion d'essere a distanza di anni e quindi di contesto sociale. Ed è proprio il caso di Ripley, ultima incarnazione del personaggio letterario di Patricia Highsmith con Andrew Scott nel ruolo principale. Il risultato? Beh, seguiteci! La trama è sempre la stessa. Negli anni 60 Tom Ripley, ossia un giovane newyorkese che si arrangia anche con piccole truffe e con un vero e proprio talento nel trasformarsi in chiunque voglia e in chiunque serva al momento, viene convinto dal padre di un rampollo americano di nome Dickie Greenleaf, interpretato da Johnny Flynn, a raggiungere quest'ultimo in Italia ad Atrani, dove si è rifugiato per dipingere e per convincerlo a tornare a casa. Tuttavia Tom si innamorerà non solo di quella bella vita a spese di altri, ma anche dello stesso Dickie in una sorta di ossessione malsana, fino a compiere anche atti indicibili uno dopo l'altro pur di mantenere la propria copertura intatta con tutti, a partire dalla fidanzata del giovane Dickie di nome Marge Sherwood e interpretata da Dakota Fanning, anche lei stanziata ad Atrani per scrivere un libro sulla città. Steve Zellian, che ha scritto e diretto tutte le 8 puntate di Ripley donando coesione ed uniformità al racconto per immagini nonché reduce dal successo di critica e pubblico per The Night Of di HBO, qui sceglie il bianco e nero. E chissà se come omaggio al cinema d'altri tempi o per far capire allo spettatore quanto quella di Tom Ripley sia di fatto una storia letteralmente senza tempo. Rispetto ai soliti prodotti Netflix, poi la miniserie qui si prende i suoi tempi forse eccessivi per adagiarsi sulle spalle del protagonista, ovvero un Andrew Scott che si mette incredibilmente alla prova ancora una volta. E lo fa attraverso una regia che studia i suoi dettagli e i suoi primi piani e piani americani, soffermandosi poi sul corpo soprattutto maschile dei protagonisti proprio come farebbe Guadagnino e con un montaggio compassato che non ha paura di mostrarsi e di mostrare gli ambienti e i dettagli del mobilio che descrivono la storia di Tom Ripley prima ancora che lo facciano le azioni del personaggio. Sullo sfondo poi c'è un'Italia mai così cinematografica, ammiccante e fascinosa, intrisa di canzoni di Mina e dipinti di Caravaggio, che diventano quasi un alter ego del protagonista e del suo viaggio che compie all'interno della propria anima nera. E tanto che i coprotagonisti John Flynn e Dakota Fanning quasi sbiadiscono al confronto, perché del resto il talento è quello di Ripley e non il loro, ed emergono piuttosto le guest star italiane volte a impreziosire e dare realismo al racconto. E stiamo parlando di Margherita Buia e di Maurizio Lombardi, tanto per fare qualche nome, con in più un appunto positivo. Se infatti la vedrete in originale, un plauso va sicuramente alla resa dei dialoghi in italiano. Un altro aspetto curioso della messa in scena di Ripley è la scelta di raccontare il protagonista attraverso le scale che fisicamente e metaforicamente deve fare ogni giorno nel corso della propria vita. Lui che è lo scalatore sociale per antonomasia deve infatti faticare moltissimo e spesso inaspettatamente per raggiungere i propri obiettivi, dagli scalini del paesello campano di Atrani fino a quelle del suo appartamento sotto l'identità di Dickie Greenleaf nella capitale romana e così via. L'ascensore infatti simbolicamente non funziona e quando funziona si inceppa, proprio come la vita che non regala mai nulla a quelli come lui. I tempi morti sono poi un altro aspetto curioso come scelta di regia da parte di Zellian. Sembra quasi infatti che non ci siano stati tagli al montaggio e che anche le sequenze che sarebbero state accorciate per arrivare al più ampio pubblico possibile qui siano state lasciate dove erano, proprio per accrescere la tensione narrativa e l'imbarazzo che il protagonista tenta in tutti i modi di mascherare sotto il proprio sguardo intenso e fisso, puntando dritto verso l'obiettivo anche quando parla con la polizia o con gli amici di Dickie, che nel loro mondo fatto di scarpe Ferragamo non vogliono proprio che il giovane ambiguo metta piede, uno fra tutti Freddie Miles. E questi sono tutti elementi che concorrono sicuramente a far diventare Ripley una serie d'autore che saprà distinguersi nel catalogo di Netflix, ma proprio per questi motivi forse non destinata al grande pubblico, a cui punta la piattaforma ormai sempre più generalista. E voi invece cosa ne pensate? Avete amato la serie Ripley? Fatecelo sapere nei commenti.